Per me è solo un onore. Buongiorno, ciao. Andiamo, andiamo. Ovviamente abbiamo una scuola con... Sì, Andrea, ne ho parlato i miei colleghi. Eccoli là, gli altri. Buongiorno. Salve, buongiorno. Sì. Bene. Gradite un caffè? Io lo prendo volentieri. Prego, prego, accomodatevi. Siamo in diretta. Siamo in diretta. La stanza. Più che una presidenza, diciamo, è un laboratorio. Eh sì, a quanto vero. È un luogo di... Voi avete anche il progetto degli ebook, no? Sì, è nato proprio qui. È nato qui, è nato ricordo qui... che me ne parlarono Silvia Chimenti e Luigi Gallo quando scrissero l'emendamento sul modello della vostra scuola. Assolutamente, loro vennero qui, perché era proprio l'inizio della legislatura, sì. Vennero per capire un attimo il modello, il sistema, e siamo stati qui un bel po' di tempo, quindi poi... E poi Silvia è in queste parti. Sì, 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 sì. Lei è di Torre Santa Susanna originaria. Sì, sì, sì. Beh, poi pure vive su... Giuseppe Brescia che è di Bari. Sì, assolutamente, Giuseppe, giusto. Ci siamo incontrati. Quindi questa è un po' la cabina di comando, il quadro comando. Sì, 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 qua è, diciamo, il luogo di sperimentazione. Là ci sono i nostri il progetto che è partito con questo qui è il book in progress. Siamo partiti 9 anni fa scrivendo di noi, ed erano così, poi sono cresciuti senza soldi, senza niente, siamo partiti, stampavamo in presidenza, bellissimo, fino a 40.000 copie le abbiamo stampate. Chi è che lo implementava un book del genere? I docenti. Nell'insegnamento, i docenti. Mentre insegnavano implementavano, assolutamente, infatti si chiamava in progress perché dovevamo avere il tempo di scriverlo. Certo. Man mano che si andava avanti si produceva altro materiale. E adesso le integrazioni chi le certifica? Cioè voi come scuola? È un comitato di, adesso abbiamo 1200 docenti. Perfetto. Che scrittori. Sì. Il network di circa 150-200 scuole, tra quelle che sono prossime ad entrare a far parte in maniera attiva. Sì. Abbiamo 2 livelli di partecipazione alla rete. E ripeto, 200 scuole diffuse in tutta Italia e non in regione d'Italia sempre. E questo lo fate nell'ambito dell'autonomia didattica? Assolutamente, che vi è consentito, assolutamente, insomma, al di là di interventi normativi, voi già lo potete fare, sì, questo? Sì. Perché... L'intervento legislativo sì. Che seguì all'inizio della, che seguì ad una norma già sì. Consolidata del 94. Del 94. Intervenne ribadendo che le scuole potevano creare contenuti, sì. In contenuti diciamo alternativi ai tradizionali libri di testo, e quindi partimmo con questo. Sì, assolutamente. Fantastico. Adesso abbiamo 63 titoli, perché all'inizio, il primo anno, partimmo con 5 titoli solo della scuola secondaria di secondo grado, e poi nel tempo questi titoli sono aumentati perché la rete è cresciuta. E ci siamo anche rivolti alle scuole secondarie del primo grado, e funziona in questa maniera: ogni disciplina è coordinata da una, adesso poi arriviamo al digitale, ogni disciplina è coordinata da una scuola, sì. Per cui la scuola si sente partecipe attivamente. Certo. Noi abbiamo mantenuto 2 discipline, matematica e chimica, per esempio italiano e Tosi di Busto Arsizio, sì. E storia, Udine, economia in Toscana e così via, latino e arzignano, Vicenza, quindi siamo distribuiti. Si sono creati dei poli per ogni assolutamente. Materia. E esistono dei dipartimenti redazionali nazionali, quindi cosa accade? Che proprio in questo momento, in questi giorni, si stanno convocando. Per esempio chimica e matematica, si lancia in rete Book in Progress e la convocazione del dipartimento, e ogni scuola partecipa mettendo, individuando 2 docenti. Sì. Quindi quelli di matematica verranno a Brindisi, come quelli di chimica. Noi manderemo italiano a Busto Arsizio. Sì. Allora si incontrano in presenza, oltre che collaborare in rete, in una piattaforma di scambio e condivisione, e per ogni disciplina hai almeno 15 docenti che ti fanno il controllo redazionale. Bellissimo. E quindi si fanno. Quest'anno abbiamo stampate 160.000 copie. Salute. 160.000 copie. 160.000? Sì. La cosa carina è il costo. Questo consegnato alle famiglie non costa più di 5 euro. Non più di 5 euro? No. Con 50 euro le famiglie hanno la dotazione bellissimo. Libraria della bellissimo. Prima classe.
normalmente dovrebbero spendere intorno ai 350-400 euro. Certo. Cosa faccio io? A giugno, appena finiscono gli esami di licenza media, convoco le famiglie e dico loro se questo risparmio di spesa sono disponibili a investirlo in tecnologia. Comprando un tablet, io faccio un'indagine di mercato e dico guardate, da Luigi lo andiamo a comprare a 300 euro. Certo. Se però qualcuno di voi dice andiamo da Salvatore che ce l'ha da 250, fammelo sapere, certo. Così andiamo tutti da Salvatore a comprarlo. Certo. E lo possono comprare anche a rate, 20 euro al mese senza interessi. Cosa accade? Che tutti gli alunni hanno il tablet e attraverso il tablet hanno le copie digitali del book in progress. È cambiato il modo di fare scuola, è cambiato completamente. Poi siamo intervenuti su gli ambienti di apprendimento, assolutamente, perché a me piace sempre dire questo, che se il nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, è cambiata. Certo. Se tornasse nella classe la troverebbe identica, un banco di qua e 25-30 banchi di là, e questo non ce lo possiamo più permettere. È vero, è vero. Non ce lo possiamo più permettere. E allora i ragazzi che lavorano in maniera collaborativa, cooperativa, sviluppano le cosiddette soft skills, le capacità di lavorare in gruppo, perché oggi cosa ti chiede il mondo per quando esci? Al di là delle competenze, sì, hard, cioè saper far di conto, sapere una lingua, saper benissimo, però ti chiede poi la capacità di lavorare in gruppo. Certo, il lavoro in team è fondamentale. E molto spesso i sistemi educativi del mondo, non parlo di quello italiano, non incentivano questa capacità. E allora e i questo ragazzi... si ripercuote sulla società in ogni cosa. Assolutamente. Qualsiasi sistema, anche quello più gerarchizzato possibile, ha bisogno del lavoro di squadra, altrimenti non vai da nessuna parte. E noi cerchiamo, come dire, timidamente di dare queste cose ai nostri ragazzi, che la cosa più bella per un preside è quella di vedere i ragazzi quando suona la campanella, sì, finale, che rimangano a scuola. Che non scappano. Che rimangano a scuola. Lavorano, creano contenuti, e la scuola è veramente a loro disposizione. Noi siamo in un condominio, perché questo nasce come condominio. Sì, immaginavo. Peraltro anche con la possibilità che di qui si debba andare via, perché non ci sono più, perché non è dell'amministrazione. Della provincia, è in affitto. Non è dell'amministrazione. Esatto, esatto, esatto. La provincia già stanno in proroga, insomma. Proroga, contenziosi vari, come al solito. Però abbiamo un progetto fantastico, sì, che è quello di creare il campus. C'è una struttura pressoché vuota della proprietà della provincia, si chiama la cittadella della ricerca, qua 4 chilometri, ci arriva pure il treno, c'è una foresteria di 87 camere da letto, c'è un auditorium di 600 posti. Cosa abbiamo fatto? Sempre dal basso, d'altronde io il basso me ne intendo. Allora, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, sì, le famiglie ci hanno dato i soldi, i docenti hanno fatto formazione, noi facciamo le famose domeniche di formazione al Majorana, quindi apriamo la domenica, i docenti da tutta Italia vengono e fanno formazione, pagano 50 euro per la giornata di formazione, i docenti rinunciano, hanno rinunciato ad ogni forma di compenso, abbiamo preso quei soldi e li abbiamo messi da parte per il campus. Fantastico. Ieri abbiamo fatto una riunione in provincia per risolvere gli ultimi aspetti di natura tecnica e poi inizieremo i lavori con campagna, ripeto, con fondi derivati dai cittadini, dagli alunni, dai professori. Come ci sosteniamo le nostre campagne. È stata una cosa, immagino, una cosa, quest'anno è un grazie... progetto partecipato, quindi questo aiuta, sì, pure molto nell'affezione verso il progetto e verso l'opera. Poi c'è un concetto diverso di intendere la scuola, è veramente un gruppo di prima il Lucido Folle ero solamente io, ma adesso c'è un bel gruppo. Lei è la professoressa che si occupa della formazione del personale, non solo interno ma anche esterno, e quest'anno... Quindi formazione per gli strumenti tecnologici, per l'implementazione... E metodologia, perché molto spesso si pensa che dare un dispositivo tecnologico sia la risoluzione, e nel nostro paese molto spesso, a mio modestissimo avviso, si confonde il punto di arrivo col punto di partenza. Quello è lo strumento. Che non cambia nessuno. Certo. Che non cambia niente. Cioè, anche l'epoca delle LIM, no? Ho messo la LIM in classe, ma per fare cosa dobbiamo deciderlo. Esatto, cioè... se io poi prendo la LIM e la utilizzo come una lavagna d'Ardesia, non è che ho fatto una grande... Anzi, abbiamo speso soldi pubblici, forse travisando l'obiettivo. Assolutamente. E allora, che senso ha prendere un tablet, darlo ai ragazzi e dire, bene, aprite il tablet a pagina 25?
non è un'operazione molto intelligente. A pagina 25 non, e allora ripeto, noi abbiamo trasformato, perché siamo fermamente convinti che la scuola non ha bisogno di riforme. Guarda, quello che ho detto io ieri sera, magari, cioè, qui più che altro c'è bisogno di stimolare la creatività delle singole, dei singoli istituti, che si modellano anche sulle esigenze di un territorio, di una materia didattica, no? E poi dare gli strumenti per raggiungere gli obiettivi, quindi finanziarla più che riformarla, sì, la scuola, sì, no? Sì, investire, sì, nell'edilizia scolastica, investire in quelli che sono gli strumenti. E soprattutto prendere, perché il nostro sistema educativo, che se ne dica, ha tanti casi di eccellenza in Italia. Allora, cosa a mio modestissimo avviso, fare una raccolta di queste belle esperienze, capirle e, ove possibile, qui interviene il decisore politico, sì, 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 farle diventare di sistema. Certo. Questo, cioè, non ci dobbiamo inventare niente, ci sono delle risorse all'interno delle scuole italiane, dei docenti, che hanno una grandissima competenza. Probabilmente per fare questo, appunto, più che imporlo per legge, anche perché nella normativa c'è, forse servirebbe stimolare con degli incentivi i singoli istituti ad utilizzarli, no, questi strumenti. Assolutamente sì, gli incentivi ben vengono, ma proprio parlarci con i docenti. Parlarci, sì. Cioè parlarci, incontrarci. La scuola è un mondo particolare, se vogliamo, peculiare, ecco, più sì, che particolare. Cioè i docenti oggi hanno bisogno di essere incoraggiati nell'innovazione. Molto spesso in alcune realtà questo incoraggiamento non accade e allora si sentono quasi, come dire, emarginati da questa, questa voglia viene mortificata, e questo non può andare bene, non può andare bene. E poi abbiamo il digitale, e adesso la professoressa Palmizio può anche far vedere, penso. Allora, vabbè, facciamo vedere da lì. Sì. Questi sono, facciamo vedere a quante persone? 1200 persone che ci stanno seguendo. Questi qua sono è la versione digitale del book in progress, sì, quindi ovviamente con contenuti multimediali all'interno. Che il ragazzo può. Come sappiamo, questa è la voce di una professoressa nostra. Quindi, ma quando insegnate, i tablet comunicano, sono sincronizzati? Sì, no, loro usano, diciamo, noi diciamo uno schema WhatsApp, ognuno di loro ha un tablet, quindi a seconda dell'attività che svolgono possono lavorare o individualmente oppure in collaborativo. In collaborativo, sì, tra di loro. Adesso li facciamo vedere come lavorano. Ad esempio abbiamo una serie di applicazioni, vabbè, questo è un libro classico, sì, però usiamo anche delle classi, a parte usiamo dei corsi tipo iTunes U per, sì, divulgare i libri interattivi, okay, perché il libro appunto... Quindi utilizzate iTunes per iTunes U e anche la suite di Google, infatti, Google Classroom. Adesso vi faccio vedere. E poi mettiamo anche dei corsi, sì, liberi per chiunque vi abbia interesse. Sì. Su iTunes, poi fagli vedere che siete i primi. No, adesso vi facciamo vedere un'altra Classroom, cosa. Sì. Un attimo, noi per esempio abbiamo appunto queste sono una serie di Google Classroom con le classi, sì, e comunichiamo anche nei dipartimenti in questo modo, laboratori, facciamo le Olimpiadi di chimica, cioè operiamo molto in virtuale, anche perché i docenti oltre che lavorare in presenza lavorano molto online, è un modo, certo, per confrontarci. Abbiamo dove spostato... leggo 26 studenti, che cosa sono? Sono i ragazzi sì, iscritti a questo, sì, corso. A questo corso. Adesso per esempio io dovrò andare in questa classe, sì, che è la terza BK, allora già ho preparato la lezione, ho inserito l'allegato che sarebbe il video che loro vedranno in classe, sì, però potranno vederlo sia individualmente oppure proiettato sulla LIM. Io, okay, preferisco individualmente, perché in questo modo lo possono vedere più volte. Adesso vi faccio vedere uno di parte. È in inglese, sì, perché ovviamente attiviamo anche il clip. Bond Energy. Adesso le faremo vedere. E quindi i ragazzi possono già prepararsi alla lezione, sì, accedendo, sì, a quella abbiamo sezione. Abbiamo diverse metodologie, glielo diamo prima di entrare in classe, ovviamente il giorno prima, però assegnando dei compiti ben precisi, perché bisogna sempre guidarli allo studio. Questa invece uso una spaced, cioè farò una lezione che è una presentazione, poi dopo farò un approfondimento in video, e dopo che faranno questo, loro all'interno di questa classe, se riesco a tornare indietro, perfetto, ok, grazie. Allora, ho già stabilito le domande, perché è importante andare poi a monitorare l'apprendimento in classe.
E President, sempre, lo dice che è facile insegnare, ma è difficile far apprendere. Certo. E questo è quello che noi facciamo, cerchiamo di far apprendere in classe. E per far apprendere però c'è una grande progettazione di lezione. Quindi in classe abbiamo, cioè tra di noi, a parte che ci confrontiamo molto nei dipartimenti, tra docenti, lui ha riuscito a instaurare un sistema collaborativo. E io direi anche alla pari, perché la forza di questo istituto è che abbiamo lui e gli SGA che ci permettono di comunicare. Quindi noi non abbiamo appuntamenti, cioè come senti... Diciamo, modello organizzativo si definirebbe, per chi si occupa di modelli organizzativi, un'organizzazione ultra piatta, cioè vale a dire dove c'è una scala gerarchica. Ognuno parla con... poi diciamo abbiamo dei protocolli ben definiti. E i rapporti con i genitori invece pure fanno parte di... Assolutamente, sì. Abbiamo registro elettronico. Il registro elettronico, tutto viene comunicato in tempo reale, i docenti, i genitori possono prenotare un colloquio con il prof, ma anche farlo in Skype. Perché in Skype? Perché noi abbiamo circa 30 studenti che provengono da fuori regione. Quindi si iscrivono qui. Cioè chiedono di venire qui. Tant'è vero che io ho coniato un hashtag che si chiama inversione di flusso. Bellissimo. Perché noi meridionali siamo sempre stati... E da dove vengono? Che regioni vengono? Dalla Lombardia. Bellissimo. Dalla Campania, dal Trentino, dalla Sicilia si iscriverà adesso. E soprattutto siamo molto attenti ai ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. E tanto è vero che noi diamo la priorità alle iscrizioni, qualora vi dovessero essere tante iscrizioni, quindi come criteri di selezione, abbiamo dato come priorità l'accoglienza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Bellissimo. Che qui lavorano in maniera incredibile, si sentono realizzati, producono contenuti. L'anno scorso gli ho fatto fare un corso di formazione che è un controsenso, un corso di lettura veloce per dislessici. Prima, ci ho parlato prima, no? Con i ragazzi, dico ragazzi, avrei questa idea, proviamo un po'. Se vi dovesse stressare parecchio, facciamo la prima lezione, chiudiamo, amici come prima. Hanno finito il corso, sono andati avanti, e un altro corso che gli abbiamo fatto fare, finanziato dalla scuola, è sulle mappe mentali. Adesso i nostri ragazzi lavorano per mappe mentali, e c'è stato un ragazzino di una prima classe che ha creato la tavola periodica secondo appunto la mappa mentale della tavola periodica. Bellissimo. E quindi ha associato all'elemento un disegno, e lui la sa così. Ha l'obiettivo qual era? Imparare la tavola periodica. Il ragazzo la sa. Certo. Cosa vuoi più? È finito. Era quello l'obiettivo. Un'emozione molto. Quindi aveva associato l'elemento all'emozione. Esatto. E la scuola con l'emozione si memorizza molto di più. E quindi tu passi dalla scuola dell'insegnamento alla scuola dell'apprendimento. Cioè la scuola nasce. Ma tu questa sensibilità da dove te la porti? Me la porto dalla mia formazione, da un corso fatto in America. Erano i primi anni del 2000, eravamo a Boston all'MIT e ci accolgono da 80 paesi diversi per fare squadra, un po' tipo le barzellette, no? un italiano, un francese. E lo stesso, quindi eravamo di tutte nazionalità diverse, un gruppo di 7 persone. Per fare team ci fanno fare la caccia al tesoro. Io abituato alla caccia al tesoro locale, no? Col bigliettino la team building un esperimento di team building con la pseudorima, trova l'alberello e chiedi un po' chi è il più bello, questa cosa qui. Invece loro ci danno un palmare con rilevatore GPS. Allora, man mano che ci spostavamo all'interno del campus dell'MIT, ti venivano date indicazioni per dire ok, sei sulla strada buona, oppure attenzione, sei fuori strada, dovresti adesso incontrare il giardiniere, prova a chiedere a lui questa. E allora dico, si crea il link, stanno utilizzando la tecnologia per personalizzare gli apprendimenti, perché noi eravamo un gruppo in apprendimento. Torno qui, continuo a fare il docente, divento preside e arrivo qui e dopo qualche mese, in maniera provocatoria, consegnai loro, 5-6 docenti eravamo allora, adesso siamo 1200, che scrivono, più di quelli che lo utilizzano, sono migliaia e migliaia di ragazzi ormai in Italia, e scrivo le prime 10 pagine di diritto d'economia, perché io insegnavo diritto d'economia. Dico, oh, io l'ho scritto, e voi? Fantastico. Avessime fatto, orgoglio, scatto d'orgoglio, ma lo scriviamo pure noi. E partì. Non avevamo una lira per stampare. Vado in giro alle tipografie con i basse tirature, ci sarebbe costato 10 volte il libro di testo. Certo. Al che chiamo un imprenditore,
del Veneto, gli racconto l'idea e sento silenzio. A questi imprenditori era arrivato tramite la segnalazione di un amico tipografo, dice guarda, tu dovresti prendere una macchina che ti serve per fare questo, cioè. E sento silenzio, dico, pronto, dico, è ancora in linea? Sì, sì, sono in linea. Dico, lo so che lei starà pensando sicuramente che sono un pazzo, però questo lo voglio fare veramente. Dice, no, no, guardi, ma io non ero distratto, eh. Mentre lei parlava facevo l'elenco delle macchine che domani le mando. Dico, guardi, amico caro, ma io non manco un centesimo di euro, come la pago? Non mi interessa. Dice, io gliele mando come genitore, non come imprenditore. Vedrà che l'idea è buona. Arrivarono le macchine, noi con i soldi della scuola riuscimmo a comprare una stampante, iniziamo a stampare e stampavamo qua. Bellissimo. Tanto è vero che lì abbiamo una un'immagine della nascita del Book in Progress che tratta da Totò e Peppino Falzari, poi una nostra fan ci fece anche un quadro. Ah, quello lì. Ci fece anche un quadro. Quello dietro sono io. Bellissimo. E gli altri due sono, vabbè, Totò ovviamente, sono due professori, il professore a sinistra di Rolongo di matematica e il professore Margarito di chimica. Una cosa è il professore, l'attaccamento alla squadra, no? Il professore di Rolongo è di 5 anni e lui è ogni mattina. Ma con le case editrici i rapporti all'inizio, come dire, ci hanno visto come fumo negli occhi. E poi dopo in realtà noi facciamo un altro lavoro. No, infatti. Nessuno di noi, come dire, vuole o ha la presunzione di creare contenuti meglio di chi lo fa professionalmente. Per carità. Noi facciamo un'altra cosa. Noi siamo partiti da questa idea, da poi come si è evoluta, per dire che un modo diverso di fare scuola è possibile, certo. Ci si diverte e ci si apprende, soprattutto si apprende, i ragazzi sono felici di apprendere. Certo. E tante cose che sono partite qui timidamente poi diventano un po' di sistema. Per esempio un'altra cosa che inizialmente 4 anni fa partì da qui insieme a 4 altre scuole statali in Italia fu la sperimentazione del quadriennale, sì. Che noi abbiamo fatto, abbiamo sottoposto il monitoraggio a terzi. Sì. Eccellenza, non abbiamo ridotto una sola ora di lezione. Ho capito. L'abbiamo concentrato con metodologie didattiche diverse, perché devi, la metodologia è importante. È chiaro, è chiaro. Che se tu fai compatti e fai 3 ore di italiano o di matematica lo stesso giorno, non puoi pensare di farlo solo ed esclusivamente in modo frontale, perché altrimenti sarebbe un suicidio per. No, poi non c'è apprendimento. Assolutamente. Quello è il problema. E quindi abbiamo poi, come dire, cosa chiama cosa. E allora stiamo sperimentando da 2 anni la realtà virtuale. L'apprendimento. Ma ci fai vedere qualcosa? Adesso faccio vedere il 3D stereoscopio. Volevo aprire il caffè, ma quanto mai non c'è tempo. Vabbè, ce lo prendiamo. Ce lo prendiamo, dopo, ce lo magari, ce lo prendiamo. Adesso andiamo a vedere. Sì, facciamo vedere. Per il caffè c'è sempre tempo. Dopo. Noi ci siamo fatti. Io e Fidelio. Non ho capito, qui c'è passata la vita. Sono montato io. Negli ultimi 9 anni c'è passata la vita. Qua sotto ci stanno. 50 centesimi, perché si dice, no, la vecchia tradizione porta sì. Di mettere sì, qua. Sì, sì. Qua. Allora, diteci, prego, accomodatevi, vi forniremo degli occhiali. Vabbè, questa non me l'avevi fatta vedere anche a me, però. Allora, sono accesi, si accendono da sopra, ok, basta che esce una cosa rossa, ok. Chi ha le lenti può tranquillamente metterli sopra. Ok. Ok. Ci sediamo, Salvatore? Sì, sì, accomodatevi. Voi non vedete niente, da qua dentro non possono vedere con le lenti, no? Vai. Allora, vi faccio partire il cuore, perché ci vuole cuore quando per quanto ci faccio. Sono d'accordo. Riuscite a vedere in 3D? Sì, sì. Di questi contenuti ne abbiamo circa 6.000 e sono per 4 discipline, biologia, chimica, fisica e matematica. Volutamente sono in lingua inglese perché così implementiamo anche la conoscenza della lingua inglese e quindi anche il CLIL cosiddetto. Questi qui sono frutto di un viaggio fatto a Londra, incontrai questa azienda indiana e li abbiamo corteggiati, contattati, al che poi li abbiamo acquistati. Li avete conquistati. Conquistati, esattamente. E li abbiamo installati qui già da un paio di anni e non costano eccessivamente. Scusami, se ti faccio una domanda, ma
Questo fa parte di un progetto o fa parte di una situazione comunque di lezioni? Questo sono materiali didattici. Cioè gli insegnanti fanno lezione così? Sì, sì, sì. Vengono qui, fanno lezione. La cosa bella, essendo un video, tu lo fermi, certo, interagisci col ragazzo, gli dici è chiaro questa cosa, adesso la rivediamo, la rifacciamo, eccetera. Vedi, funziona in questa maniera. E ce ne sono circa 6.000 di questi. 6.000? 6.000 ne abbiamo, sì. 6.000 video che... Sì. Video e anche esercizi interattivi. Comunque l'esperienza all'estero, quanto ho capito, è stata fondamentale per riuscire a portare buone pratiche qui. Sì, mi sono confrontato... Cioè, ha fatto parte della tua formazione? Sì, l'idea proprio della tecnologia, sì, come strumento abilitante della personalizzazione, certo, dell'apprendimento è stata determinante. Però poi diventa una fucina, nel senso che innovazione chiama innovazione. Certo. E molto spesso, ripeto, all'inizio ero quello che spingeva sull'acceleratore, ma adesso spingono loro, ovviamente io non freno. No, ma certo, tu guidi, e quindi il motore lo fanno. È un bel gruppo di amici, di persone che ci tiene a dare il meglio, e questo lo si respira nei rapporti interpersonali con tutti. Con i ragazzi, con le famiglie. Le famiglie ci vogliono bene. Stamattina una cosa carinissima, una signora di 70 anni. Una signora di 70 anni che è venuta qui piangendo, ha detto: vi devo ringraziare perché mio figlio si è trovato bene nella sua vita, sta lavorando, va bene. E piangeva questa signora. Dico: signora, io che piange? Dico: no, grazie, io vi seguo. Abito qua vicino. Perché bisogna essere anche bisogna avere la fortuna di trovare un insegnamento che ti permette poi di, come di far esplodere la tua personalità, no? Non è semplice, quindi e qua ce la siamo fatti. Rossella, vediamo nella quarta fase. Vai un attimo che adesso arriviamo. Questo è un videoproiettore 3D. Questo è un videoproiettore 3D. Allora, da tenere, cioè, ma quanto costa tutto questo? No, vabbè, ma... Quelle lezioni, una costa 75 centesimi di euro, 6.000 euro il pacchetto. Sì, sì, sì. Un proiettore adesso lo paghi 300-400 euro. Sì, non gli occhialini parlando. Che avete usato voi, sì, li abbiamo presi di recente perché i prezzi sono cieco, 15 euro costano anche lì. No, ma infatti ormai è una tecnologia portata alla nostra portata. Prima gli occhialini costavano 70-80 euro per quando abbiamo iniziato, sì, 6 anni fa. Poi dopo, puoi dire, è migliorata notevolmente. La Booking Process è diventata una sorta di casa delle editrici. No, è il marchio, è il marchio che abbiamo registrato, okay, ed è la cosa che ci fa divertire. Sono, puoi dire, io scoprì, il mio motto è passione, e quando scoprì che io mettevo tanta passione in quello che facevo, quando mia figlia le fu dato il compito... Buongiorno. Bene, grazie. Le fu assegnato un compito di scrivere la tua famiglia. Allora, le figlia unica, comincia a descrivere... Sì, io ricordo, cioè, poi dice, poi un fratellino. Sì. È figlia unica. Un fratellino che si chiama Booking Progress. Bellissimo. Perché mio padre dice che è sempre, e che mi dice che è come se fosse suo figlio. Per questo precedente. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Salve, buongiorno. Continuate a lavorare. Tranquilli. Spiegami un attimo. Questa è un'aula, non è un laboratorio. Fantastico. Tutte così le sto facendo adesso. Questa è più grande perché era più grande fisicamente, ma la filosofia, l'impianto è identico. Quindi, come vedi, non c'è la cattedra. La professoressa è di matematica, brava, e che è la coordinatrice nazionale del più progresso di matematica. Cosa sta facendo adesso? Adesso magari glielo chiediamo. Però fa la facilitatrice degli apprendimenti. Quindi ha segnato dei conti. Cioè si inverte quello che tu fai a scuola con quello che fai a casa, la flipped classroom, certo, come dicono, per utilizzare un termine. E allora i ragazzi adesso stanno lavorando, la professoressa li segue, li coordina. Molto spesso i gruppi non sono casuali, ma vengono composti sulla base dei livelli di apprendimento. Ah, okay.
quindi lavorano in gruppo. Classe si lavora in gruppo. In probabilmente, non so adesso perché siamo come dire sì, entrati, vabbè, certo, ma uno di quelli potrebbe essere il tutor degli altri. Okay. Sulla base, abbiamo fatto un test, da 25 sono usciti fuori, i 5 migliori diventano i tutor degli altri. Okay. E quindi componi gruppi, sì, omogenei o in questo caso eterogenei per competenza, e questi qui ti curano il lavoro degli altri. Poi cosa accade? Lì abbiamo una sorta di sottoclasse, possiamo... Sì, per gruppi di apprendimento. Per gruppi di apprendimento. Poi lì abbiamo la cura. Che cosa accade? Questa l'abbiamo fatta fare un falegname. Tutta l'economia. Si sposta così. Cosa accade? Hai un'idea? Inizia il confronto. Ci vuoi parlare di qualcosa? Sì, okay, vai lì e ce la racconti. Okay. Noi ci sediamo qui. Si chiama debate. Ok. Nulla di nuovo se vogliamo. Sì, sì, sì. So. Allora, magari si mettono i pro e i contro al tema, i pro e i contro al tema, e allora racconti l'idea, ci sono delle regole, hai 10 minuti per convincerci del sì, puoi essere interrotto 3 volte da quelli del no che ti dicono, ti chiedono un chiarimento, e hai i tuoi 10 minuti, dopodiché ti siedi. Che tipo di idea è? Cioè, ma su qualunque tema, ma un tema, Europa sì, Europa no, sì. Euro sì, Euro no. Ah, quindi e... anche su temi di attualità. Su temi di attualità. E quando è che inizia durante la giornata? Cioè ogni giorno si può fare? Ogni giorno, in funzione, in funzione di quello che accade in un determinato momento. Ho capito. E quindi ci si mette qui e i ragazzi affrontano questo tema e ne parlano insieme. Cosa abbiamo voluto scrivere sulle pareti di quest'aula? Sulle colonne portanti abbiamo messo le due parole chiave: share, condivisione, devi condividere il governo, e collaborazione. Poi, questo ha fatto uno studente, Sì, ha fatto uno studente. E poi diversi angoli, present, la presentazione, dove vai e ti presenti e racconti la tua storia. L'angolo della creazione, una stampa 3D, montaggio video, eccetera. Investigate, quindi la scoperta, la ricerca e l'interazione. E quindi questo è quello che i ragazzi fanno. Buongiorno professoressa. Professoressa, ti chiediamo scusa per l'irruzione. Sì, di cosa si sta narrando? Dell'integrale. Ah. Pane integrale? No. Pane integrale è un po'... Ah, ecco, ogni gruppo è un tutor. Il gruppo stiamo... adesso stanno facendo delle esercitazioni, abbiamo fatto dei gruppi più o meno spontanei in modo che tra di loro si conoscono meglio, sono più fiatati e possono lavorare meglio. A volte poi invece facciamo prima un test, sì, e poi in base al risultato del test creiamo il gruppo con il gruppo. Okay. La professoressa è nota perché manda i compiti nelle classi virtuali con consegna entro 5:59 di mattina. 5:59 di mattina. Possiamo far vedere un attimo come studiano i ragazzi? Cioè i loro quaderni, per esempio? Sì. Possiamo un attimino condividere? Allora, ecco perché queste sedie. Prego, prego. No, possiamo accomodarci? Facciamo gli alunni? Presiedo, sì, sì, un attimo. Metto dall'altro lato. Perfetto. Ci accomodiamo. Torniamo tra i banchi di scuola. Allora, queste sedie, perché? Non è che sono, perché sono belle, sono colorate, più nuovi, no. Perché sono funzionali al gruppo. Ragazzi, chiedo scusa un attimo se vi interrompo. Ci mettiamo tutti in un collaborativo, tutti fronte qui, un attimino, così vediamo un attimo. Hai cambiato l'asset down. Ho tentato anche di creare una produzione in Italia, di convincere, adesso stanno partendo alcuni produttori italiani. Allora, vogliamo condividere un attimo sullo schermo i vostri quaderni? Che ci fa vedere come prendete gli appunti. Eccolo che ci muoviamo. Allora, chi fa? Gaia? Lo fai te? Ok. Adesso ci fanno vedere come loro prendono gli appunti, come utilizzano i loro quaderni. Dai il codice, per guardare che da fuori se non vedi il codice non ci connetti, però non lo fanno. Però se lo fanno. Però prevenire. Allora Gai, torniamo indietro un attimo. Ah, questo è quello che stavate facendo oggi. Voglio vedere tutte le note. Sì. Ok, ci racconti un po' la storia? Sì, dunque questa è la che noi utilizziamo per la tutti e la utilizziamo per ogni materia, che si può vedere sulla lato del
chiedo solo un attimo, queste app ce l'hanno tutti e 1300 studenti, okay. Per cui noi facciamo formazione prima dell'inizio delle lezioni, cioè i ragazzi delle classi prime, qualche giorno prima dell'inizio ufficiale delle lezioni, li chiamiamo qui, li chiamiamo già a giugno, poi li chiamiamo a settembre e fanno formazione all'utilizzo dello strumento, perché non dobbiamo mai commettere l'errore di dire che gli studenti sono nativi digitali, come si usa dire, a me non piace questo termine. Una cosa è smanettare, è utilizzarlo come strumento di apprendimento. Ma questa è l'app note dell'iPad, no? Questa no. Abbiamo preso Notability, Notability questa qua. Beh, la stessa cosa, l'equivalente. Okay. Perché usiamo questa? Ce lo fate capire perché usiamo questa e non altre? Beh, una delle funzioni più cerchi utili per noi che facciamo sia materie umanistiche che scientifiche, quella dello schermo, Zoom, della parte inferiore dello schermo. Facciamo un test rapido della verifica degli apprendimenti, prof. Io vorrei, come dire, non so molto. Un test. Basta che non lo fate fare a me. No, non siamo iscritti a questa scuola. Meno male. No, perché magari dice io so la matematica, mi piace sempre dire ai ragazzi. Che sì. Sono la matematica come Polifemo lo strabismo. La matematica. Poi ogni tanto con questi ragazzi, l'altro giorno abbiamo fatto una lezione, sì. Mi hanno dato la possibilità di fare lezione perché in Italia i presidi non possono, sono, certo, non hanno ora, però ogni tanto mi concedono di entrare in classe e fare lezione, abbiamo parlato di economia. Vi è piaciuta la lezione, ragazzi? La rifacciamo? No. La rifacciamo. Allora, ecco, provo a raccontare che cosa sta accadendo. La professoressa ha lanciato un test. I ragazzi con il wifi stanno, sì, vedendo l'iPad della prof che funge da server, okay. Si stanno connettendo e stanno entrando in classe virtuale. Posso entrare anch'io, prof? Prego. Però ci serve qualcuno che ci dia le risposte. Allora, audience 2, ecco, ci facciamo passare le risposte. iPad di Anna Maria. Ok. Mettiamo il nome noi. E siamo entrati in classe noi, eccoli là. Perfetto. Adesso stiamo aspettando per le domande. Quando la prof lancerà il test, saranno cavoli amari perché ci arriveranno sui nostri dispositivi. Vada prof, lanci il test. Eccole qua. Ok. Ecco. C'è un tempo determinato. Dunque. Grande. Quale delle precedenti risposte noti è corretta? Quale? Lei cosa risponderebbe, professoressa? Sto prendendo la domanda. Non venga qui. Adesso devo aiutare. No, aiutare. E come dico sempre io, si impara anche per copiatura. Lei, certo, cosa risponderebbe? Giustamente. Lei, per esempio, orientativamente, cosa risponderebbe? Vediamo un po'. Le carte due. E quindi quale sarebbe? Si vedono quante domande stanno arrivando, sì, quante risposte stanno arrivando. Assolutamente. Beh, noi non lo facciamo perché vinceremo facile. Allora, l'aspetto interessante è che la prof, che adesso ha voluto condividere l'avanzamento, però poteva tenerselo per sé, vede quello che accade nella classe, nome per nome, a quale domanda stanno. Per esempio, notiamo che Francesco è alla terza, mentre altri, o Stefano, e ha ancora la prima, ma adesso risponde, va avanti. La prof può dire, ok ragazzi, aspetto che tutti voi rispondiate a tutte le domande, sì, oppure stoppa perché dopo due minuti di tempo. Il tempo, dico alle ragazze, perché 5 minuti di tempo, quando sono passati 5 minuti io fermo, che ha risposto, dopodiché loro non possono rispondere. Ok. Ma queste le utilizzate anche per il vecchio compito in classe? Anche per la valutazione, sia per monitorare in fase di classroom, sì, da casa, posso arrivare in classe, fare il test per vedere cosa hanno detto a casa e decidere come cominciare la mia lezione, a vedere quale argomento è passato di quelli che vi ho assegnato e quale invece richiede un ulteriore intervento da parte mia. Fantastico. E quindi come monitoraggio all'inizio di una lezione, alla fine, a metà di una lezione, dipende da come decido di fare. Ci faccio vedere i risultati, ragazzi, sì, interrompiamo tanto per brevità, non sarà valida. Allora adesso andiamo a vedere i risultati. Allora, cosa abbiamo? Vabbè, molti non hanno risposto.
Allora, abbiamo che erano 6 le domande da fare a 18 alunni che hanno partecipato. Hai già la percentuale complessiva del test, molti non hanno finito di rispondere, ecco perché è così bassa. Abbiamo il 24% di risposte, 18 per 6 complessivamente sono esatte. Però vado a vedere singolarmente, abbiamo un test vecchio dove magari abbiamo dei risultati più attendibili, prof. Veda a vedere altre, veda le altre lì, si è tirato qualcosa. Vedi quella del 4-11, vai, scendi. Così vediamo questa 3, quella del 9, l'ultima a sinistra. Questa, dei test fatti, vediamo un attimino. Quella è la lingua, cioè quello registro del trono. Oh, ce l'ha sul mezzo. Allora, in funzione dei risultati, per esempio, puoi comporre i gruppi. Okay. Quello che si diceva prima, se io noto che in una classe ci sono 5 ragazzi particolarmente bravi, li utilizzo come tutor degli altri gruppi. E i ragazzi lavorano in gruppo. Possiamo fare dei gruppi da 4 ragazzi? Al mio 3, 1, 2, 3, non ce la fanno. No, noi però... non ci siamo neanche cimentati, forse è meglio. Comunque la classe cambia continuamente, cambia completamente. Ma anche grazie al tipo di superlettere. Allora, questi qui noi abbiamo avuto dei finanziamenti come scuola 2.0, ma il resto facciamo. Ma questi li avevi visti già quando eri stato negli Stati Uniti? No, questi li avevo visti dopo, poi tramite un'azienda li ha importati e adesso sta vendendo. Adesso ci sono anche altre aziende, altri competitor che si stanno mettendo, perché cambia il modo di fare scuola. Certo. Io lo dico e ai colleghi che vogliono, cioè, che belle, mo le prendo pure il momento. Non è questo confondere il punto, esatto, di arrivo col punto di partenza. Esatto. Se tu dai ste cose poi... Cioè non è un arredamento. Non è una funzione. È funzionale, certo, perché altrimenti crei disastri. Certo. Crei disastri. E lo stesso dicasi con la tecnologia. Certo. Perché molti dicono, dice, articolo di giornale, abbiamo dato un tablet a tutti i ragazzi. Ah, certo. Vabbè, poi mi chiedo, e come che ci fai? Molto spesso restano negli armadi delle scuole perché non si sa. O servono solo dei forti elementi magari anche di distrazione. E mo che ci fai col tablet? Certo. Ci fa l'atomo, che fai? www.atomo.com. Ma questi qua invece cosa sono? Ah, questi qua cosa sono? Questi qua sono dei registri elettronici. Ogni diciamo un computer in buona sostanza. Sì, sì, no, di quegli armadi. Ah, quegli armadi mobili sono dei carrelli dove tu hai sempre in carica i dispositivi, se ti servono li tiri fuori, non dici ma scarica la batteria, non esiste, e servono anche per la sincronizzazione. Cioè se io devo rendere 10 tablet identici, certo, li metto online, sincronizzo e mi diventano uguali, quindi risolvo il problema di questo. Questo qui invece è il registro elettronico, ogni ragazzo ha un badge. Ragazzi, avete i badge, figlioli? Eccoli là. Quindi hanno anche i prof hanno il badge, e ovviamente per i docenti posso vederlo? E il ragazzo arriva, striscia il suo badge e la famiglia viene immediatamente su cloud, viene avvisata che è entrato. I voti, facciamo vedere un attimino. La vita difficile così. ecco, abbiamo tirato fuori un altro test. È tipo Grande Fratello dei genitori. Sì, il fatto è che quando si hanno preso un voto brutto, accade poco, e quando arrivano a casa i genitori ti aspettano già. Quindi, però attenzione, questa cosa che noi pensavamo potesse ridurre la relazione interpersonale l'ha aumentata. No, certo. Perché? Perché il genitore è prontamente informato e viene a scuola, dice scusi professore, ma com'è che mio figlio ha preso 4? Mi dice perché o cosa posso fare perché non lo prenda più? Certo. Perché molto spesso magari prima non si diceva. Certo. Poi arrivavi alla fine dell'anno, il ragazzo bocciato, arrivava il genitore, mio figlio è un genio, perché l'avete bocciato? Dico un attimino. Dico guarda, è sempre andato male, ma io non lo sapevo. Ecco, questo è un test, 12 domande, 28 ragazzi. E allora già vedi che il test come classe, il 72% delle risposte fornite sono esatte, quindi già è incoraggiante. Però noti che su alcune si è andati molto forte, ma sulla quarta vedo una percentuale bassissima.
il 22%. Sì. Quindi significa che l'argomento del periodo di raggio atomico aumenta perché non è passato. E allora io posso andare nel dettaglio di questa e vedere cosa mi hanno risposto i ragazzi. Capire cosa è passato. Hanno risposto la A in gran parte, ma era sbagliata. Il 21% ha risposto bene, che era la D. Benissimo, chi sono i tutor? Eccoli qua. Alessio, Gabriele, perché me l'hanno data esatta. Ah, okay. Gabriele, Alessio, Andrea, Riccardo e Martina. Ok, abbiamo già in questo caso 1, 2, 3, 5 gruppi. Gli altri si mettono con loro e magari provate a raccontare, a discutere insieme sulla domanda specifica che era il periodo, secondo, scendendo nel periodo il raggio atomico aumenta perché? La risposta esatta era aumenta il numero quantico principale. Diciamo, mi fido di... diciamo, un atto di fiducia. E tutte le classi lavorano così, eh? Questa è una delle classi, delle circa 50 classi che abbiamo, e piano piano ogni anno... E i software li sviluppate con chi? Cioè, li fate elaborare? No, questi qua sono app che si trovano sugli store. Peraltro, ma in base alle vostre esigenze chiedete degli upgrade su software. Alcune cose sì, sul registro ad esempio sì. Sì. Il registro dove transita tutta la didattica, certo. Lì sì, facciamo così. E mentre queste app sono peraltro anche cross platform, quindi indipendentemente dal sistema operativo che tu utilizzi puoi installarti l'app e quindi fai parte della classe comunque, cioè non sei vincolato ad avere una marca piuttosto che un'altra, quindi qualunque cosa tu abbia vai lì e lavori con noi e stai insieme a noi, è una cosa bella. Ah, bellissimo. E come dire, dico sempre, sono le tre famose P: passione, passione, passione. Sono quelle, qualunque cosa tu faccia, di qualunque cosa tu ti occupi, se metti passione, 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 è difficile non ottenere un risultato bello. È difficile proprio. Vabbè, ma si vede, cioè si sente proprio che ci mettete, sì, siamo stessi in questa cosa. Siamo delusi di folli, però ci divertiamo, c'è tanto lavoro, però ci divertiamo con me. Immagino, si vede. Ci divertiamo. Si vede che vi divertite. E ci emozioniamo ogni volta che parliamo di scuola. Grazie mille, grazie, scusate l'interruzione dei lavori, ragazzi. Professoressa, grazie di tutto. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti. Buona giornata e buona lezione. Qui si fanno l'esame quest'anno, eh? Ah, in bocca, non si dice neanche. Viva il lupo! Esatto. Viva il lupo. Sabato, una foto volevo fare. Sì, sì, sì. Sabato. Sabato. Oh, subito. Invidieranno tutti. Fatto? Grazie. Bocca al lupo. No, se il presidente autorizza, se io mi scatta. Chi scatta? Chi scatta la foto? Salvatore! Vieni qua, scatta Salvatore, scatta Salvatore. Grazie. Se è possibile, sì. Non credo che... La facciamo dopo, tanto... Dai, però... Veloce? Poi devo fare la foto, ragazzi. Ciao. 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 Andiamo. E poi finiamo la diretta, salutiamo sì, le 10. Sì, sì, sì. Che non dobbiamo scappare adesso. Ecco, è un saluto. Un saluto dal Maiorana di Brindisi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e visto. Ciao.